lo sa, perché ci siamo sempre tenuti molto in contatto in questi due anni, e lui ha sempre dimostrato, andando da Prato, di voler seguire, di seguire con grande attenzione e passione quello che erano le vicende nostre. Tra noi c'è un rapporto che va sicuramente anche al di là, ma nasce soprattutto perché ci siamo pesati e ci siamo misurati in momenti di grandissima difficoltà, come quelli che abbiamo passato un paio di anni fa, sportivamente parlando. Io ritengo Andrea un valore eccezionale dal punto di vista tecnico per questo gruppo, ma soprattutto anche dal punto di vista umano. È un ragazzo che viene, è un uomo, una persona che viene a dare un contributo di grandissimo spessore, di grandissima capacità di vivere in maniera positiva tante vicende, per cui io sono molto, ma molto contento di poter tornare ad allenare Andrea Pisano. Bentornato campione, due parole sul tuo ritorno e su come hai trovato, insomma, l'ambiente, come ti ha accolto. Grazie per l'accoglienza. Sapevo di aver lasciato un buon ricordo, ma non credevo fino a questo punto. Sono contento di essere ritornato, di aver ritrovato delle persone che sono legate, alla famiglia Locafunghi, al mister soprattutto, che, come ripeto, è stato importantissimo per il mio ritorno. Non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister, della squadra, di dare il mio contributo. Ripeto, io non sono qua per chi mi conosce, chi mi ha conosciuto due anni fa, sa che persona sono qua per fare la prima donna del fenomeno o pensare di risolvere qualsiasi tipo di problema ci sia io. Mi metto a disposizione e cercherò di mettere la mia esperienza, il mio bagaglio di questi anni e basta. Pietrano, ben tornato a Prato dall'esperienza col Montreal, ritorno qui per il giro di ritorno del Prato, insomma, contento te, contento anche Prato e anche la città. No, ripeto, sì, io sono contento perché sono tornato in un ambiente dove mi sono trovato benissimo, dove ho un bellissimo ricordo, quindi non è stato difficile scegliere o altro. Ora siamo qui, non vedo l'ora di iniziare, per dare una mano alla squadra, ai ragazzi, alla società, per cercare di raggiungere un obiettivo che per il Prato è molto importante. Sì, un obiettivo che sono i play-off, a questo punto 23 punti, il Prato ha fatto un buon girone d'andata, forse le ultime due partite sono andate male, però insomma con il tuo arrivo, e tra l'altro a dicembre è arrivata anche Armenise in difesa, insomma può sicuramente giocare le sue carte. Io ho seguito da quando ero in casa, ho seguito il Prato e quest'anno sta facendo bene, credo, oltre a tutte le aspettative di inizio stagione. Dobbiamo sicuramente cercare di far meglio, dobbiamo migliorare, perché nel giro di vittoria di ritorno storicamente tutte le squadre viaggiano un pochino più veloci, quindi anche noi ci dovremmo far trovare pronti. Comunque, ripeto, arrivo in una squadra che già sta facendo bene, quindi non credo che bisogna di stravolgimenti o niente, cerco di dare una mano come ho fatto due anni fa, e speriamo di raggiungere questo obiettivo che è per la società, per noi tutti e soprattutto per i cittadini tifosi è molto importante. Ecco, l'esperienza del Canada, tra l'altro ha giocato con Di Vaio, Ferrari, insomma, ex giocatori, ma insomma che ancora dicono la loro, com'è stata e insomma che livello è il campionato canadese? Ma allora, giocare con praticamente ho giocato gli ultimi anni della mia carriera, ho giocato con quelli diciamo forti, Nesta ha smesso quest'anno, no, è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza di vita straordinaria, perché cambiare proprio continente, cultura, modo di vivere, è stato veramente bellissimo, è stata stupenda. Per quanto riguarda il calcio, sono già a un buon livello, credo che avranno la possibilità di migliorare, perché il campionato americano che affascina tanti giocatori. Dovrebbero cercare, secondo me, per
rendono ancora migliore, a parte prendere dei giocatori più europeizzati o almeno di qualche talento superiore, e puntare molto sulle guide tecniche e tutto quello che sta intorno, perché hanno un grandissimo margine di miglioramento incredibile, però essendo una lega nata relativamente poco, non ha ancora l'esperienza, la mentalità che possiamo avere noi. Però ripeto, è un campionato sicuramente duro, ci sono tantissimi giocatori che giocherebbero tranquillamente nel campionato di Serie A, e quindi è stato veramente un'esperienza bellissima. Grazie.